Grazie della linea, cari amici, eccoci allora a conclusione di questa lunga giornata qui al padiglione numero 2 di Fiera Cavalli per questa 118esima edizione, non ci stancheremo mai di dirlo Luca perché è veramente un sono, grande evento. Sono, eh? sono veramente tante, 118 edizioni, una fiera di una valenza internazionale e siamo orgogliosi che sia qui a Verona. E soprattutto oggi grande successo di pubblico, veramente il tutto esaurito anche qui nel padiglione numero 2 dove eh, si è tenuta questa gara molto bella, molto interessante sui cavalli eh, dei tre anni con i salti in libertà li abbiamo presentati questa mattina poi sono conclusi nel pomeriggio e adesso vogliamo fare una sintesi una conclusione di quello che è successo perché abbiamo visto veramente una cavalla, una femmina di tre anni eccezionale ha incantato tutti perché si chiama Fata Morgana no, si chiama Fata Morgana di Villagana sì scusami <ride> eh, in effetti è stata, è stata la puledra che si è Meglio piazzata oggi in questa prova di qualifica del Salto in Libertà, ma devo dire che sono state sei le femmine di tre anni che hanno guadagnato le prime sei posizioni della classifica. Quindi una. Statisticamente parlando è un evento molto importante perché, come abbiamo ricordato più volte nella giornata di oggi, per un allevamento avere delle femmine di qualità a livello riproduttivo è sicuramente importante. Fata... Queste femmine che ormai la fanno da padrone in tante situazioni, anche qui a Fiera Cavalli la fanno da padrone e soprattutto qui in questa categoria delle femmine a tre anni. Eh, detto di Fada Morgana bisogna dire che è stata una gara veramente dove i punteggi sono molto alti. Le prime 20, anzi in questo caso molto particolare, 21, 21 cavalli. Saranno presenti domani mattina vi aspettiamo alle 9.30, mi raccomando, in diretta per la finale. Oggi erano le qualificazioni 43 i cavalli presenti hanno fatto una particolare scrematura ai primi 20. Ma abbiamo proprio negli ultimi due posti 19 e 20, abbiamo eh, un ex equo per cui in effetti i cavalli, visto che il ventesimo posto erano in due, saranno 21 domani mattina. Sì, infatti erano 43 i soggetti eh, che si sono presentati in questa prova di qualifica. Da regolamento il miglior 50% ha accesso alla finale di domani. Come tu hai detto in uh, ventesima posizione abbiamo due Puledero con lo stesso punteggio, quindi ne avremo 21 in finale domani. Ricordo, cosa importante, sì. che la finale di domani. Uh, decreterà ovviamente il vincitore della prova di salto in libertà ma sarà interessante perché ci sarà anche da decretare il campione di questa edizione 2016 della finale del circuito allevatoriale Mipaf. Il, il miglior cavallo esatto. italiano dei tre anni perché siccome questi cavalli di tre anni hanno partecipato qui alla finale di come dire, tre competizioni diverse, morfologia, attitudine e salti in libertà. Esatto. E allora il, chi sarà eh, il migliore nella somma di questi tre risultati? Non tutti sono qualificati per tutte e tre le prove, ma tra i cavalli che sono qualificati per tutte e tre le prove, il migliore sarà. E abbiamo già l'impressione che forse se domani andrà tutto come deve andare, un'altra volta Fata Morgana ci metterà lo zampino perché ha già vinto una di queste prove. Sì, in effetti ha già vinto la prova di morfologia nelle femmine di tre anni, ovviamente si è ben piazzata in quella di obbedienza, quindi diciamo che questa grigia ha tutte le carte in regola per ambire a questo titolo, ma aspettiamo domani perché con i cavalli non si può mandare nulla. Eh, certo, c'è sempre l'incognita di una distrazione, di un toccata dell'ostacolo e quindi di una detrazione che andrebbe sicuramente a far perdere il titolo o le posizioni Ovviamente alle migliori. Ovviamente facciamo i debiti scongiuri per l'allevatrice di Fata Morgana di Villegana, comunque c'è da dire che il suo punteggio di 57-83, quindi di ben due punti superiori al secondo posto che è occupato in cantera di, di Iannarella, la mette sicuramente... La met un po' eh? al... Non, proprio non mette al riparo, ma gli dà qualche tranquillità per cui... ma poi abbiamo visto veramente questa cavalla splendida eh, di portamento, proprio di gestualità, di sicurezza, veramente si vede già una grande campionessa. Esatto. Eh, altra cosa importante per i nostri teleascoltatori è che domani mattina l'ordine di eh, ingresso dei finalisti è inverso la classifica di oggi, per cui, man mano che la gara progredirà, vedremo scendere in campo i migliori soggetti. Altra cosa importante da sottolineare è che la classifica finale scaturirà dalla somma dei punteggi di oggi e di domani in finale. Ecco perché i due punti eh, oggi in qualifica in più di Fata Morgana e Villaganna rispetto alle avversarie contano, insomma, molto, sono contano molto. Allora, a questo punto, non ci rimane che darvi l'appuntamento a domani mattina ore 9.30 per la partenza della diretta e dell'inizio della gara e vedrete è molto bello entusiasmante specialmente per chi ama i cavalli chi vuole innanzitutto come dire intuire chi sarà il grande campione di domani da non perdere perché questi tre anni saranno tra 5, 6, 7 anni i grandi campioni che vedremo nelle competizioni internazionali battersi con i migliori al mondo e da quest'anno abbiamo capito che l'allevamento italiano sta facendo veramente dei grossi passi avanti per cui non perdete l'occasione. Sì, domani mattina attendiamo il gran pinione qui al Perione 2, già oggi non c'era veramente un posto seduto, molta gente è venuta a seguire questa prova di qualifica, domani mattina penso che avremo veramente tantissima tantissima gente, ma chi ci seguirà dalla televisione avrà modo di seguire questa prova finale anche da casa. Allora segnatelo domattina alle 9.30 con calma, con comodo, ma state con noi. Arrivederci.